Si sta parlando insistentemente del trasferimento di Gonzalo Higuaín dalla Juventus, dove è in esubero, alla Roma. Ma siamo sicuri che sarebbe un buon affare per i giallorossi? Sono qui con Davide e nei prossimi minuti proveremo a darvi tre ragioni perché sì, è una buona idea, o perché no, meglio lasciar stare. Non è che ora uno di noi sia completamente contro e l'altro completamente a favore. Sono però sei motivazioni di cui secondo noi si deve tenere conto nell'affare Higuaín. Siamo pronti? Partiamo. Primo assunto. Higuaín è sicuramente un giocatore di grande valore tecnico, un attaccante con un grande istinto del gol che però sa anche mettersi a servizio della squadra e che quindi potrebbe ben inserirsi nel sistema di gioco che vuole proporre il nuovo tecnico della Roma, Paolo Fonseca. Nel suo 4-2-3-1 Fonseca ha bisogno di attaccanti che sappiano inserirsi in un sistema di gioco ben codificato. Higuaín è perfetto. Oltre a essere un animale d'area di rigore, è anche un giocatore capace di venire incontro alla palla e dialogare con i compagni. E soprattutto, l'ultima volta che è stato in un sistema, come abbiamo detto, ben preciso, è stata la stagione dei 36 gol in 35 partite con Sarri. La partenza di Dzeko sembra ormai questione di tempo, visto che il bosniaco ha già in mano un accordo con l'Inter per vestire il nerazzurro nella prossima stagione. Schick, invece, non ha fornito garanzie nelle ultime due stagioni e sicuramente la Roma ha bisogno di una nuova punta. Fonseca ha dimostrato di volere fortemente Higuaín ed è arrivato a chiamarlo al telefono per convincerlo. Questo è un fattore non da poco per l'argentino, che ha sempre bisogno di sentirsi in mezzo al progetto, e alla Roma lo sarebbe. Per me no, stiamo pur sempre parlando di un giocatore che ha 31 anni e il cui rendimento è in calo costante. E si vede anche la sua forma fisica. Dopo la stagione incredibile a Napoli, quella da 36 gol in 35 partite e una buona prima stagione alla Juventus, poi è andato in calo continuo. 16 gol nella penultima stagione, 11 nella scorsa tra Milan e Chelsea, contando ovviamente solo il campionato. Sono numeri estremamente lontani da quelli a cui ci aveva abituato. Forse dire che un giocatore finito è troppo, ma la domanda è: perché la Roma dovrebbe fare un investimento del genere per rianimare la carriera di Higuaín? Non è una scommessa davvero troppo grande per un club che ha già diversi problemi a cui far fronte? Secondo round e stavolta parliamo della piazza, perché a Roma negli scorsi mesi è stato un susseguirsi di terremoti, delusioni, contestazioni. La stagione è stata estremamente deludente, soprattutto se pensiamo che la Roma veniva dalla semifinale di Champions conquistata contro il Barcellona. C'è stata l'ennesima sconfitta 7-1 della storia della Roma, contro la Fiorentina in Coppa Italia, l'eliminazione della Champions contro il Porto e gli addii di Eusebio Di Francesco e Monchi. Poi sono arrivati i veri shock. L'addio di De Rossi e il dito puntato di Totti contro la dirigenza nella conferenza stampa in cui annunciava la decisione di lasciare il suo club. Due momenti che hanno squassato emotivamente la tifoseria romanista, già estremamente scettica nei confronti della dirigenza. Uno scetticismo alimentato anche dalle cessioni di Manolas e del Sharawi e dalle voci di mercato su Dzeko e Zaniolo. Insomma, l'umore del tifo romanista è sotto i piedi, anche se i recenti acquisti hanno fatto qualcosa per risollevarlo. Manca però quella scintilla capace di accendere l'entusiasmo dei tifosi, di portarli in massa all'aeroporto di Fiumicino e di fargli sognare qualcosa di diverso dalla stagione che si è appena conclusa. Chi meglio di Higuaín a questo punto? Chiunque non costi quanto Higuaín. Stiamo parlando di un giocatore che guadagna 6 milioni e mezzo l'anno. La Roma non doveva abbassare le spese a tutti i costi? Non doveva tagliare gli stipendi eccessivi e ridimensionare i bilanci, soprattutto dopo non essersi qualificata alla Champions? Senza contare quello che costerebbe il semplice acquisto. Tutto questo per un giocatore che, come stiamo vedendo quest'estate, è molto difficile da piazzare. In caso vada male, difficilmente garantirebbe una plusvalenza e finirebbe per essere un peso morto sul bilancio, come dopo tutto è in questo momento nella rosa della Juventus. Che bisogno ha la Roma di fare un favore alla Juventus e liberarla da questo peso così difficile da piazzare? Non sarebbe meglio a questo punto puntare su un profilo meno ambizioso e quindi anche meno rischioso? E se proprio la Roma dovesse alleggerire la Juventus di un esubero, non potrebbe puntare su un nome di maggiore affidamento come quello di Mandžukić? E allora rispondo subito a questa tua obiezione. Sì, il salario di Higuaín è piuttosto importante per una squadra che deve tagliare i costi come la Roma. La Juventus però lo sa e le due società stanno cercando di trovare la quadra. Un accordo che permette a entrambe di ridurre il rischio, minimizzando l'investimento della Roma ma anche le perdite per la Juventus, che considera il giocatore un esubero. Che cosa vuol dire questo? Che sicuramente il giocatore non verrà acquistato a titolo definitivo, o almeno non subito. La Roma potrà limitare l'investimento con un prestito oneroso e si parla di un ingaggio spalmato su diverse stagioni a 4 milioni e mezzo l'anno, che poi è quanto guadagna ora Edin Dzeko. In questo modo la Roma avrebbe la possibilità di dare al giocatore un periodo di prova e di valutare il suo rendimento prima di riscattarlo a 27 milioni. 9 più 27 uguale 36 ed è un investimento in linea con quelli fatti per altri giocatori, pensiamo a Schick, Anzonzi o a Pastore, che non hanno reso quanto ci si aspettava. E soprattutto, rispetto a Schick o Anzonzi, Higuaín ha un nome che è un brand. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tra qualche anno potrebbe essere ceduto in un campionato asiatico, con ricadute positive per le casse del club. Perché allora non provare a spendere questi soldi per Higuaín? Il perché è soprattutto uno: Higuaín non vuole la Roma. È più ambizioso, vuole la Juventus e vuole la Champions League. E abbiamo già visto fin troppo chiaramente quanto poco renda quando non ha le giuste motivazioni. Lo scorso anno non voleva andare in prestito. E si è visto. Né al Milan né al Chelsea ha brillato.
ed entrambe le squadre hanno fatto un investimento, anche se in prestito, di cui penso si siano pentite. Perché la Roma dovrebbe essere diverso? Stiamo parlando di un giocatore che ha rilasciato, attraverso il fratello agente, delle dichiarazioni abbastanza chiare sul fatto di voler provare a convincere la Juventus a tenerlo e di non volersi abbassare a giocare per altri club della Serie A. Se avesse capito che alla Juve lo spazio non c'è e si fosse messo l'anima in pace, allora sarebbe un conto. Però se l'obiettivo della sua estate fosse, come sembra, convincere la Juve a tenerlo, sarebbe di nuovo un esubero, vivrebbe di nuovo la delusione di un prestito a una squadra di caratura minore e giocherebbe l'Europa League invece che la Champions. Ecco, non mi aspetto che questo possa fornire gli stimoli giusti per convincere tutti. E considerando il costo e il suo passato, non credo che questo sia un investimento che la Roma possa fare a cuor leggero. Queste erano, secondo noi, tre ragioni per cui la Roma farebbe un buon affare a prendere Higuaín. E tre ragioni per cui non lo sarebbe affatto. Fateci sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate voi. Se vi è piaciuto il video, premiateci con un like, iscrivetevi al canale e non perdetevi i prossimi. C'è una campanella là in fondo da pigiare. Siete su OneFootball, noi eravamo Damiano e Davide e vi auguriamo un'ottima giornata.